benvenuti sul nostro canale. Oggi vediamo insieme 4 modi di utilizzare il percarbonato di sodio nelle pulizie di casa. In questo caso vado a utilizzarlo nella lavastoviglie. Aggiungerò un cucchiaino al detersivo che vado a mettere appunto per lavare poi lavastoviglie, oppure lo possiamo utilizzare anche per fare un lavaggio a vuoto in modo da potenziare l'azione disinfettante, ma anche per pulire meglio la nostra lavastoviglie. Mentre nel secondo caso vado a utilizzarlo per lavare i pavimenti, sempre in 4-5 litri d'acqua molto calda, un cucchiaio, disciolto bene, e lo vado a utilizzare per lavare i pavimenti. In questo caso però io utilizzo questa soluzione per pulire i pavimenti, quelli più resistenti, quindi le piastrelle, insomma, non vado a utilizzarlo su un pavimento delicato come può essere il legno. Ha un'azione pulente, igienizzante, e io devo dire che mi trovo parecchio bene, soprattutto quando vado a pulire le piastrelle del bagno, cioè vado a pulire comunque i pavimenti, tranne appunto il pavimento più delicato che è che può essere in legno, il parquet, insomma, o il laminato. Il percarbonato di sodio io lo utilizzo tantissimo in casa, mentre per andare a lavare i capi vado ad aggiungerne un cucchiaio al detersivo da bucato, per il bucato, e lo vado a mettere nel cestello della lavatrice. Va utilizzato su capi bianchi e colorati, ma non su capi delicati come lana e seta. L'ultimo utilizzo che andiamo a fare col percarbonato di sodio è appunto un detergente per pulire piastrelle, sanitari, quindi per pulire e disinfettare. Basta mettere in un contenitore con uno spruzzino un cucchiaio di percarbonato e un cucchiaio di detersivo per i piatti, in questo caso ecologico. Poi basterà shakerare bene il tutto e utilizzarlo per le pulizie, semplicemente basterà spruzzarlo. Se si vuole un'azione più igienizzante basterà lasciarlo in posa qualche minuto e poi con un panno o una spugna si procede al normale lavaggio dei sanitari, come in questo caso. Il percarbonato di sodio è uno sbiancante ecocompatibile e non inquinante. Diciamo che può sostituire la candeggina, è utile non soltanto quindi per pulire i capi dalle macchie, per sbiancare i capi bianchi, ma anche per le stoviglie, per i sanitari, insomma a vari utilizzi. Lo potete trovare comunque in commercio facilmente, in alcuni supermercati oppure nei negozi che vendono cose naturali, o anche su internet lo trovate facilmente. Igienizza, smacchia e sbianca a temperature basse, già solo a 30 gradi, ma a 50 dal massimo è molto più efficace ancora. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci un like, continuate a iscrivervi, condividete i nostri video e ci vediamo nella prossima puntata. Un bacione da noi, ciao a tutti!